questo problema dei tamponi, il ritardo che si è accumulato in questi mesi, in queste settimane, ma le risposte che abbiamo avuto sono state risposte veramente inconsistenti, inaccettabili, che rivelano una confusione, una mancanza di strategia, un ritardo nell'attivare e aprire altri laboratori, addirittura una codifica dei tamponi che era diversa da quella del laboratorio di Pescara, quindi sicuramente questo ha determinato un ritardo nel processare questi tamponi. Il risultato qual è stato? Che sicuramente ci sono stati dei ritardi nel corso clinico, perché un conto è sapere il tampone positivo oggi, un conto è saperlo in 15 giorni. Hanno parlato di una sorta di priorità che poi non trova risposta in un documento, cioè un paziente di 80 anni con un tumore non può aspettare 16 giorni, e se questo paziente aspetta 16 giorni io penso che un paziente di 60 anni dovrebbe aspettare 2 mesi, quindi questo che ci ha sorpreso veramente è l'inconsistenza delle risposte che testimoniano una gestione fallimentare dei tamponi, che è stata attenuata dall'impegno dei medici nei vari ospedali, dei infermieri che si sono veramente prodigati, ma poi non parliamo dei DPI, dei dispositivi di protezione che sono mancati, il Covid a Lanciano che era no Covid, è diventato subito Covid, e con tamponi dopo 15 giorni. Ecco, tutto questo rivela una gestione fallimentare dell'azienda, ma in particolare della regione Abruzzo, che non ha saputo assolutamente gestire questo momento di grande preoccupazione per la salute dei cittadini di Lanciano. E io anche come presidente della provincia non posso non raccogliere la segnalazione di 42 sindaci, non è Mario Pupillo, che è il sindaco di Lanciano, che è polemico e che vuole creare i problemi. Sono stati 42 sindaci a segnalarlo, quindi il problema non è solo mio. Io me ne sono accorto prima, perché probabilmente la città di Lanciano, essendo più grande, ha avuto anche una maggiore numerosità di casi e di ritardi. Però non è una polemica strumentale, non posso stare zitto per due motivi, perché sono sindaco, sono presidente della provincia e sono anche medico, permettetemi che abbia una sensibilità diversa rispetto ai colleghi che non hanno questa mia professione. Quindi voglio dire, un'esperienza brutta a cui avremmo voluto avere risposte chiare, ma queste risposte veramente sono da cestinare, e quindi la regione facesse una riflessione su questo percorso, su chi ha sbagliato, su chi non ha avvertito, su chi non ha esercitato il proprio ruolo, perché non si può dire che sono stati fatti tamponi in eccesso perché non erano appropriati. L'appropriatezza bisognava costruirla, quindi adesso non possiamo scaricare le responsabilità su chi ha fatto i tamponi. La responsabilità è della direzione aziendale e dell'assessore Verini e del presidente Marzini. Non possiamo scaricare gli operatori. Gli operatori hanno fatto tutto quello che potevano. Io anche personalmente ho avuto permettetemi di dire, delle segnalazioni che poi sono arrivate magari tardi, con ritardo, proprio per il bene del paziente e tutt'oggi. Quindi prendetevi le responsabilità, si va prima a dire abbiamo sbagliato e chiediamo scusa ai cittadini. Lo ha fatto Conte, lo possono fare tutti, lo farei io se avessi avuto responsabilità mie o che ricadono su di me. Però ecco, speriamo adesso. Il numero di contagi è diminuito, quindi questo problema si risolverà da solo.